forme di violenza di genere che colpiscono le donne sono molteplici, anche in Europa. Partono dagli stereotipi sessisti e dalla mercificazione dei corpi e arrivano alla violenza psicologica, fisica, sessuale, fino all'omicidio. I 28 stati dell'Unione non hanno un approccio comune al tema, che nelle normative di alcuni paesi non è minimamente contemplato, cosa che incoraggia una percentuale di mancate denunce stimata nell'ordine del 90%. Anche questo ha indotto il Parlamento europeo a discutere ed approvare una proposta indirizzata alla Commissione per definire standard minimi di consapevolezza e contrasto. Antonia Parvanova, eurodeputata liberale bulgara, ha lavorato per diversi mesi alla relazione che l'Aula di Strasburgo ha approvato a larghissima maggioranza lo scorso 25 febbraio. Ce ne parla in esclusiva Barbara Matera, vicepresidente della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. Le donne subiscono quotidianamente abusi e violenze con conseguenze fisiche e psicologiche devastanti. Nel nostro continente la violenza è la prima causa di morte per le donne tra i 14 e i 44 anni e nel 90% dei casi manca il coraggio di denunciare. Ieri a Strasburgo è stata approvata con mia grande soddisfazione la relazione della collega Parvanova riguardante la lotta alla violenza contro le donne. Tra gli obiettivi della relazione si richiede alla Commissione europea la creazione di un osservatorio europeo sulla violenza di genere, un responsabile nazionale sul tema, la creazione di centri e linee telefoniche gratuite con personale specializzato per proteggere e tutelare le vittime. Per dare maggiore visibilità al tema ho personalmente promosso un'iniziativa per dare un segnale, anche simbolico, di massima attenzione indossando una t-shirt proprio come questa, Stop alla violenza contro le donne, e invitando così i colleghi a fare altrettanto. Gli europarlamentari di tutte le nazionalità e anche di diversi gruppi politici hanno aderito numerosi al fine di testimoniare non solo la vicinanza a tutte coloro che subiscono violenze quotidiane, ma anche il nostro impegno a combattere questa vergognosa violazione dei diritti umani.